Quando ci fu lo scioglimento del PC, una grande delusione, quando io ero in Rifondazione Comunista, insomma al tempo del governo Prodi, ora non è il caso forse di parlare di questo, che mi portò a uscire anche di lì, sicché io rimango sempre molto legato ai compagni, diciamo, che sono stati del PC o che siano nei DS o in Rifondazione o nei Comunisti Italiani, però ecco in questo momento appartenenza politica diretta non ne ho. A livello personale, prima di tutto, alcuni cambiamenti importanti. Mio padre è morto, Francesca, trovando lavoro, è andata a vivere da sola, siamo rimasti Gabriella ed io. Ho lasciato quello che era stato il mio partito dall'età di 18 anni e fino all'anno scorso. L'ho lasciato con molto dispiacere. È stata una decisione lungamente meditata e non è una frase fatta. Sono stato per molto tempo fra una decisione e l'altra. Alla fine ho creduto opportuno lasciarlo perché la mia posizione all'interno era totalmente minoritaria, ma non per quanto riguarda il disaccordo politico, ma il disaccordo sul modo di lavorare, sul modo di essere del partito. È stato questo che alla fine mi ha fatto dire che il partito non ha più bisogno di gente come me, non ho nessuna necessità di rimanere dentro. Restare all'interno del partito soltanto per andare a mettere dei manifestini durante la campagna elettorale o essere chiamati a distribuire quattro tessere, questo non mi basta e non lo voglio fare. Fra i quattro amici, compagni che seguiamo da 20 anni, tu sei adesso un sopravvissuto, tu sei il solo che è ancora in partito. Sì, sono sopravvissuto, sì, sono sopravvissuto. Tu credi Probabilmente sempre a... sono un fossile. No, io credo ancora, diciamo, me ne dispiace che i miei compagni di strada si siano perduti in diversi rivoli. Questo me ne dispiace perché, diciamo, si è fatto attività politica insieme per un lungo periodo. Ciò nonostante, io rimango convinto, pur con le delusioni, pur con le amarezze, pur con tante frustrazioni, che ci si debba continuare a sporcare le mani, in qualche modo, se si continua a credere nella sinistra, sia pur rinnovata, sia pur con le sue tante anime, si debba in qualche modo rimboccarci le maniche nuovamente e fare qualcosa. Siamo cresciuti nella politica e quindi distaccarsene non è facile, è probabile. È più, come diceva Carlo molto tempo fa, è più difficile farsi da parte che continuare. Io sono rimasto fedele a quello slogan, è più difficile farsi da parte che continuare. Effettivamente, per me è naturale, insomma, continuare. Per la prima volta che quando vengo nel locale della sezione mercatale non c'è più Gramsci, non c'è più Ho Chi Minh, Lenin, Marx, eccetera. C'è un vuoto terribile, no? Se non si vede. Sì, Hanno ora è scomparso. un pannello in allestimento. Sì, sono stati archiviati, diciamo. No, io voglio arrivare in Piazza Santa Croce. No, voglio tu ci arrivi. arrivare. Io ci arrivo perché taglio. Ah, allora va bene. Io una volta sono andato sempre sotto, te lo ricordi, Claudio? Lo Te lo ricordo. ricordi? J'étais revenu dans une Italie à nouveau berlusconienne. La gauche divisée était retournée dans l'opposition et dans la rue, poussée par de nouveaux mouvements de protestation. Mes amis de Mercatale étaient tout cela à Florence pour la grève générale du printemps 2002. Sans ma présence, ils seraient venus de toute manière, mais ils me l'ont dit, peut-être pas ensemble. Cantiamo per la causa,
j'avais passé plus de 20 ans à leur côté, revenant de plus en plus souvent, même en dehors des tournages. Nos discussions n'avaient pas de fin. Simplement, ensemble, nous avions décidé de faire un bilan, même si nous savions bien qu'il est plus difficile d'arrêter que de continuer. Davvero straordinaria, qui come in tante altre piazze italiane, per l'adesione allo sciopero e per l'adesione alle nostre manifestazioni. Sappiano gli imprenditori come il governo che non ci fermeremo fino a quando non avremo realizzato i nostri obiettivi. Infine, usate tutti spesso queste parole specificamente italiane, il fare politica. Come riassumere in qualche parola? Che cosa sarebbe il fare politica? Non stare a guardare, partecipare, sforzarsi di capire anche le ragioni degli altri, e riflettere e poi trovare un momento di sintesi e non pensare che tutto si esaurisce nell'ambito della propria famiglia, del proprio tetto, della propria casa, ma che c'è un mondo fuori che ha bisogno di persone che lavorano, di persone che pensano, di persone che non fanno decidere sulla propria testa sempre agli altri. Bello. Non lo so. Io fare politica, cioè forse, non so, come donna lo sento così. Essere protagonisti. A tutti i livelli. Essere protagonisti del mutamento, delle trasformazioni, della propria vita. Io vedo in questo, è difficile in una frase sola, ma fare politica, essere protagonisti del proprio destino, nel destino collettivo. Non io lavorerò perché Carlo Giuntini emerga, sia ricco, famoso, eccetera, ma Carlo Giuntini, io lavorerò perché io possa crescere insieme agli altri, io possa vedere risolti quantomeno alcuni dei problemi importantissimi. E quando ci sono le occasioni per questo, a me fa piacere ritornare a esserlo protagonista. Quello, il cittadino diceva, quello è il mio rappresentante, io mi riunisco. Questa volta non ci sa, al di là di Forni, che se era belle valutato, no, non ci sa, o va bene, ho capito, ma non ci sa. Ora, tu ci puoi infamare a detto, no, ma non ci sa. Ma non soltanto vai, la naga, farà ce l'ha con me. Non si racca per proposito, si racca per iniziare la politica, come sono, come sono. Ma insomma, a ragionare con me come se fossi un politico. Che te lo dico? Grazie, sono certo che avrò un ruolo politico. Ecco, no, ci sono tanti che sono più politici della ministra. Ecco. Thank you.